Buon pomeriggio, Leo Cascio, Giuseppe Gervasi, siamo qui sempre con il nostro imprenditore vero Facebook Live. Giuseppe, Buonasera. come stai? Tutto bene? Sto bene, io ho promesso nel mio posto il caffè, eccolo qua. E quindi te lo gusti, insomma. Con Fai voi, 15 ore del caffè. bene. Ma io l'ho preso, spero che insomma chi ci sta ascoltando e vedendo faccio altrettanto. Avevo anche inviato un post simile. Fatti un caffè, insomma, ci teniamo un po' compagnia. E siamo già al 44esimo giorno di quarantena, come i nostri widget ci indicano, però la temperatura è aumentata. Siamo a 37,5 perché oggi la puntata, insomma, fa appunto riscaldare l'atmosfera, perché tratteremo un argomento molto molto importante per tutto quello che è l'essere imprenditori oggi, imprenditori veri. Parliamo di blogging, parliamo di scrittura persuasiva, quindi di copywriting, e lo facciamo con un grandissimo dell'ambiente, insomma, del marketing italiano, che è il nostro Riccardo Esposito. Riccardo, aspetta che ti aggiungo. Eccoci. Ciao Riccardo. Eccolo qua, ciao Riccardo, Ciao. benvenuto, benvenuto, è un piacere. Grazie per aver accettato l'invito. Insomma, noi più o meno, diciamo, a livello epistolare ci conoscevamo perché sei stato qualche settimana fa ospite del mio blog, in cui abbiamo parlato del tuo prossimo libro, no? Che si occupa di giornalismo, quindi fa il punto del rapporto tra giornalismo e blogging. Oggi invece non parliamo di giornalismo, ma parliamo specificatamente di blogging, di copywriting, di scrittura persuasiva, anche di scrittura creativa, no? Anche di storytelling, insomma, tutti argomenti che tu maneggi molto molto bene, perché insomma hai una lunga esperienza nel campo, sei autore di diversi libri, manuali, insomma, sei docente in diversi corsi di formazione. Io qua ho il tuo secondo libro, Etnoblogging, quindi magari durante questa puntata prenderò spunto per farti qualche domanda, ecco. Intanto ti chiedo, Riccardo, tu com'è che sei diventato copywriter? Non era una domanda, diciamo, nella scaletta, però te la faccio lo stesso. Perché sei diventato copywriter? Come ti sei innamorato di questo mestiere, insomma, il fatto di essere un blogger, di essere un esperto di copywriting? Allora, guarda, vabbè, in primo luogo buongiorno a tutti. Poi, sai, di solito questa domanda non è che mi mette in difficoltà, però perché è molto lunga la storia. E in realtà, però tutto nasce da un concetto molto semplice, cioè che io vado male in matematica. Cioè andavo male in matematica, scusate, cioè sono una schiappa in matematica, ecco, cioè proprio i numeri proprio zero. E quindi che cosa è successo? Che già. Nemico giurato dei numeri, è scritto anche qua. No, è chiaro, è sempre quello. Quindi fin da tenera età, diciamo, scuole elementari stiamo parlando, ecco, avevo grandi difficoltà con i problemi di logica, sai, quelle cose, c'è una vasca da bagno, togli un vitro, metti un vitro, togli cinque vitri, quelle cose molto complicate. Utili, Sì, tra l'altro, poi nella vita. no, che poi dall'altro tutti i giorni. E quindi poi, sai, invece poi con i temi in classe, i compiti in classe di italiano, queste cose qui, dovevo per forza poi andare bene, perché in questo modo evitavo bocciature, perché poi avrei quasi 40 anni, no? All'epoca si bocciava tranquillamente, anche scuole medie, elementari, cioè non c'era tutta questa attenzione, sai, cioè se andavi male ti bocciavano, punto e basta. Quindi scuole medie, scuole superiori, poi. Ovviamente ho sviluppato questa, sai, più che talento, la vedo come una qualità, sai, vado male in tutto ciò che è matematica, economia e cose varie, però storia, italiano e geografia, me la capo, dato che quello è il professore più importante, quello di storia, italiano e geografia, allora poi venivo sempre promosso perché ero il cocco della maestra, quindi. E da qui poi con l'università Scienze della Comunicazione ho iniziato a frequentare, sono diventato assistente di cattedra di antropologia,
E da qui ho iniziato a scrivere prima su Word e poi su un blog personale tutti gli appunti delle ricerche, delle attività che facevamo. Poi è stato un caso strano perché un mio compaesano, no, mi ha detto: guarda che c'è un'agenzia che sta cercando un esperto di ricerca. E io quando ho finito l'università avevo fatto ricerca sociologica, ok? Avevo fatto indirizzo di ricerca. Università eri? A Scusa? quale università andai? Scienze della comunicazione a Roma, la Ah, Sapienza. la Sapienza, ok. E quindi io avevo fatto ricerca applicata alle materie antropologiche e sociologiche. Questo mi dice: guarda che c'è un'azienda che sta cercando un esperto di ricerca. Io pensavo che fosse un esperto di ricerca di quel tipo, perché lui era stato molto vago. E poi invece era una web agency che cercava un esperto di motori di ricerca. Quindi, però poi alla fine io, avendo già acquisito molte conoscenze con il mio blog personale, che poi è diventato My Social Web, mi sono trovato bene, sono riuscito a, come dire, a inserirmi nel team e quindi poi ho fatto diversi anni di esperienza in web agency, poi sono diventato freelance e poi insomma più o Poi, meno. insomma, poi erano sicuramente anni in cui, diciamo, non c'erano neanche i libri dove studiare, bisognava proprio sperimentare nella maggior parte dei casi, perché le cose le imparavi proprio sul campo, no? Anche adesso è così, attenzione, però prima lo era ancora di più il fatto comunque di cimentarsi con gli strumenti. Sai, era molto più facile all'epoca, nel Sì. senso che, sai, c'era anche C'erano un meno rapporto. cose. Sì, no, sai che c'era un rapporto con la scrittura online, la SEO, molto più basilare, no? Molto keyword stuffing, molto comunicati stampa buttati un po' a destra. C'erano i trucchetti anche. All'epoca era molto più smanettona la cosa, molto meno specializzato. Ecco, adesso invece. Ma, Riccardo, ma la domanda proprio facile facile, insomma, che cos'è un blog e cos'è il copywriting? Riesci a darci delle definizioni di queste due? Ma Sì, non le allora, definizioni, diciamo, standard, una tua definizione. guarda, il discorso è che il blog sicuramente, allora, io per me il blog è uno strumento per monetizzare, ok? Cioè, stiamo parlando di imprenditori, stiamo parlando di un certo tipo di relazione tra l'attività e lo strumento. Quindi il blog può essere tutto, anche un account Instagram può essere un blog. Anzi, oggi i ragazzi vedono il blog come l'account Instagram. Per me il blog è uno strumento per guadagnare. Attenzione, però guadagnare che cosa significa? Significa fare le affiliazioni su Amazon. Se lo sai fare, sì, nel senso che c'è molta gente che va bene con le affiliazioni, ma è un mondo molto complicato, cioè non è che sai, a volte c'è questa idea per cui alla fine apro il blog, inizio a scrivere, metto i link di Amazon, affiliazione e guadagniamo i soldi facili. Non è assolutamente vero. Chi è veramente bravo con le affiliazioni sa che è un lavoro per, soprattutto oggi, è un lavoro che ci devi proprio, come dire, impegnare anni. Bisogna soprattutto, come mi insegni, lavorare sulla strategia prima ancora che gli strumenti, altrimenti Oggi le rischiamo di fare affiliazioni è un un mondo buco veramente. nell'acqua. Mentre Il invece copywriting invece è proprio la tua definizione di copywriting? la mia Che il blog è definizione. uno strumento, il copywriting è anche uno strumento o è più una strategia? Il copywriting è semplicemente l'uso delle parole per vendere di più. Cioè, Diciamo che scrittura persuasiva, diciamo, finalizzata al raggiungimento di obiettivi. sì, il copywriting è la capacità del professionista, di chi si trova davanti alla tastiera, di fare una determinata scelta in termini di parole e di costruzione, quindi combinazione delle parole, per fare in modo che una cosa sembri più bella, più utile, più importante, più necessaria di quello che è. Attenzione, io non ti sto parlando di imbrogliare o, come dire, Manipolare. manipolare in maniera. No, aspetta, la manipolazione di per sé c'è, perché io ti dico questo: se ti dico che
questo corso è disponibile oggi con lo sconto del 20% e domani non è più disponibile con lo sconto, ok? Io Una sto facendo manipolazione. una manipolazione, la sto facendo, cioè io sto mettendo l'accento su un qualcosa che si chiama scarsità, ok? Cialdini Come ci ci insegna. insegna Cialdini? Cialdini ci dice tantissimo su questa cosa, che è una delle basi, insomma, no? Quindi manipolazione è l'idea che comunque alla fine io sto facendo qualcosa per fare in modo che nella testa di quella persona scatti il problema, scatti il meccanismo, la riflessione per cui quella pensi, oddio, e se mi perdo questa opportunità, cosa succede dopo? La paura di perdere, Ok? quindi. Ma sono d'accordissimo con la tua idea di manipolazione, no? Io non la vedo in maniera negativa, cioè, perché siamo, alla fine siamo tutti influenzati e manipolati da chiunque, solo che non vogliamo ammetterlo il più delle volte. Bisogna vedere il motivo, il perché, cioè, se c'è un fine etico o meno, perché se io vendo un prodotto che fa schifo e ti manipolo è male, ma se ti sto vendendo qualcosa di veramente utile, che va bene per te, allora il discorso cambia. È un po', diciamo che il vero copywriter si vede, a me piace pensare questo, poi qualcuno mi contesterà, però il vero copywriter si vede nel momento in cui riesce a portare nella headline della landing page o della home page del sito o comunque della parte più importante del lavoro che sta facendo la main promise, cioè la promessa principale. Ok? Può essere, se vai adesso a memoria, no? Se io vado a pensare alla home page di Evernote, ok? Nella home page di Evernote c'è scritto tutto organizzato, hai tutto quello che ti serve quando ti serve, ok? È una promessa, è la promessa principale che quel brand fa a chi sta per iscriversi al servizio. Ora, non è una manipolazione. Sì, nel senso che il copywriter ha manipolato l'idea, il pensiero, l'atteggiamento che ha l'utente nei confronti del prodotto. Ok? È arrivato su un page che era dubbioso, non sapeva niente, non aveva idea di cosa stesse facendo, lui di cosa stesse per aspettare, vede quella lettera e capisce tutto. Perché il copywriter lascia una promessa. Questa è la cosa più importante. Se tu riesci a sintetizzare in due o tre parole qual è il valore aggiunto che tu dai, qual è la cosa più importante, un po' come si vede nella serie dedicata ai copywriter, come si chiama? Mi sfugge quella serie. Non sono un grande seguitore di serie. Tu, Esiste una Giuseppe? serie sui copywriter? Sì, esiste una serie sui pubblicitari. Mi manca questa, dimmela, qual è? Se Se magari qualcuno di chi ci segue lo non ce l'ho. sa, Allora sì, così. magari tra chi ci sta seguendo e sono tanti, tra l'altro che ci salutano. Se sapete qual è Ciao, questa intanto ciao serie? Emilio, ho aggiunto la sua In questa contattata. serie, la prima puntata c'è proprio questo momento in cui il copywriter, il pubblicitario, quello che si occupa appunto della scrittura dei testi della pubblicità, per una marca di sigarette, davanti al responsabile vendite che lo incalza e dice: vabbè, ma tu comunque non hai cavato un ragno dal buco, non sei riuscito a far capire qual è la cosa più importante. A un certo punto se ne esce con un lampo di genio: it's toasted, cioè è tostato. Cioè, questo tabacco è tostato, cioè ha un sapore che gli altri non hanno, ha una qualità che gli altri non hanno. Ok, e quella capacità di far uscire quella parola giusta nel momento in cui io devo far capire all'utente qual è la differenza tra me e un altro. Questa sarà manipolazione. Sì, l'importante è che sia veritiero. Ok? Tutto Che può sia essere coerente, fatto. soprattutto con i valori del brand, che poi alla fine il brand è una promessa. Quindi in realtà il copywriting possiamo dire che è lo strumento con cui il brand comunica con il pubblico, diciamo è la via di Sì, mezzo, no? allora, come giustamente ci dicono nei commenti, la serie è Mad Men. Ah, Lo tenevo qua, non me lo sono dimenticato. Comunque, Mad Men, bellissimo. Lo purtroppo non viene fuori l'autore del messaggio, però lo ringraziamo. Che magari è ecco, un'occasione per andare poi a seguire questa serie.
Invece, Riccardo, io ti volevo anche chiedere questo, anche se io penso che già comunque a questa domanda hai già risposto, cioè cos'è per te un contenuto efficace? Immagino che sia un contenuto che consente di raggiungere l'obiettivo di vendita o comunque gli obiettivi. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, allora, una delle definizioni può essere questa, nel senso che sul web esistono tanti tipi di contenuti, ok? Quello che io faccio è scrivere dei contenuti e non sempre questi contenuti sono dedicati solo ed esclusivamente alla vendita. Per esempio, un blog aziendale, un blog di un imprenditore, un blog di un libero professionista. Non è detto che sia rivolto esclusivamente o direttamente alla vendita, anche perché il blog serve per intercettare quel tipo di ricerche che viene fatto su Google, che sono ricerche informative o informazionali, ovvero sono tutte quelle ricerche per cui le persone magari non sono ancora pronte all'acquisto, non sono ancora pronte alla conversione, ma stanno raccogliendo informazioni, vogliono togliersi dei dubbi. Se io vendo scarpe sul mio e-commerce, ad esempio, io potrei creare un blog dedicato alle scarpe in cui spiego come scegliere le scarpe per giocare a calcetto, come scegliere le scarpe per andare in montagna, ok? E io in quell'articolo non dico compratevi le mie scarpe sono le più belle. No, io do delle informazioni che prescindono dalla vendita. Ok? Poi alla fine magari posso mettere i link a una serie di modelli che possono essere utili e che Diciamo funzionano nell'ambito del brand positioning, quindi aiutano a no, non è riportare l'autore comunque che comunque è associato al brand in previsione in funzione di tempi futuri in cui magari quella persona può ricordarsene e poi andare a cercarlo. Più o ma meno. sai cosa? Che l'utilità del blog in questi casi è veramente ampia, nel senso che questo tempo può essere anche immediato, nel senso può darsi anche che quella persona non stava cercando su Google scarpa per andare in montagna, stava cercando qualcosa di più vago, poi comunque leggi i tuoi consigli e dice, vabbè, sai che c'è, adesso me la compro. Oppure magari no. Oppure dice, vabbè, ma a me non mi interessa adesso, però magari domani fa un altro tipo di ricerca e ti trova Magari sempre. blog che trasformano la domanda latente in una domanda Hai capito? Cioè, nel senso che poi a questo punto entra in gioco quella che è la keyword research, cioè l'analisi delle parole chiave che viene fatta su Google per capire cosa vogliono le persone. Da cosa vogliono le persone, io inizio a stilare, dipende dal tipo di progetto che sto facendo, però tutta una serie di parole chiave che in parte saranno, come dire, legate all'aspetto commerciale, quindi dovranno puntare verso delle pagine di vendita. Tipo scarpa da ginnastica uomo, queste cose qui sono tipiche di chi vuole acquistare. Ma se io vedo che nelle ricerche c'è come si pulisce la scarpa da ginnastica, quella non è una ricerca votata alla vendita, ma è una ricerca alla quale, che io posso come dire, affrontare con un contenuto informativo che dà la risposta. Ora, il contenuto di qualità in questo caso non è un contenuto come raccontavo prima, dove c'è la main promise, la cosa, vendi, compra, fai. No, è un contenuto che affronta nel miglior modo possibile tutti gli step necessari per dare una risposta, nel modo più completo possibile. E questo può avvenire anche attraverso contenuti multimediali. Cioè, spesso che cosa succede? Che si posizionano meglio dei contenuti che hanno poco testo. Nonostante il testo sia l'elemento che Google considera di più in termini di, come dire, di lettura, di scansione della pagina. Cioè Google vede il testo, non i video. Però se quel contenuto risponde bene alle esigenze delle persone, magari è il video che fa la differenza. Ok? In effetti è quello che avviene, per esempio, questo è il meccanismo che è corrente in. Aspetta, scusami, Giuseppe, ma hai aggiunto un'immagine forse? Sì, io lo voglio vedere a Mad Men, perché qua È gli utenti ce lo scrivono. No, vabbè, dico, ma è per mostrare l'immagine, vabbè, dai, comunque questo
Non è così importante, dai. No, certo. Lo chiudo perché mi hai bloccato un attimo la diretta. Ah, sì. Allora, dicevo, questo meccanismo è quello che avviene su YouTube, no? Perché YouTube giustamente funziona non tanto sulle parole chiave, ma quanto sulle views. Per cui Google / YouTube, stessa cosa più o meno, riconosce se un video ha un certo engagement e lo porta su. Quindi il meccanismo, diciamo, più che altro è quello. Beh, poi la domanda, diciamo, la domanda sicuramente più importante di tutte forse è come si crea un contenuto efficace, ma capisco che in pochi minuti è difficile. Però ci sono dei piccoli punti, sì, o dei consigli che tu vuoi darci? Allora, guarda, per creare un buon contenuto, io riprendo quello che stavo dicendo prima sul discorso della keyword research, nel senso che io la prima cosa che devo fare è analizzare quello che è l'esigenza dell'utente, nel senso che io non devo partire con la mia idea di contenuto di qualità, perché se io inizio a pensare che cos'è per me un contenuto di qualità, allora io posso inventarmi qualunque cosa, ok? Io la prima cosa che faccio è una ricerca su Google, digitando le parole che fanno parte dell'argomento che io voglio affrontare. Ad esempio, voglio affrontare l'argomento, vabbè, forse un po' inflazionata come cosa, però, coronavirus, ok? E, che cosa mi restituisce Google? Mi restituisce determinati tipi di contenuti. Abbiamo le news, abbiamo i video, abbiamo le immagini, abbiamo dei contenuti testuali. Allora, andiamo a vedere in primo luogo come sono fatti questi contenuti testuali, cioè che come dire, come sono stati costruiti, se è solo testo, se è testo e immagini, se è testo, immagini e video, se ci sono interviste, se c'è una bibliografia, ok? Ovviamente questo è un esempio un po' come dire, difficile da affrontare, ma può andare bene per qualunque tipo di esigenze. Per esempio, pagare bollo auto, ok? Allora, che cosa mi restituisce Google? Magari mi restituisce come primi risultati degli strumenti che servono a verificare se io ho pagato meno il bollo auto. Per quale motivo? Perché evidentemente l'esigenza del pubblico non è quella di sapere la storia del bollo auto con il Regio Impero, come è nato, come si è sviluppato, perché viene pagato. No, quando la gente digita pagare il bollo auto vuole semplicemente avere una cosa che mi dice sì, hai pagato il bollo auto, oppure no, non hai pagato il bollo auto. Quindi se io voglio creare un contenuto di qualità, e il contenuto di qualità è quello che risponde alle esigenze dell'utente, io devo studiare quella che è l'esigenza dell'utente, facendo support research, facendo analisi della SERP, facendo anche delle ricerche su Google Trends che mi fanno vedere se per caso quella ricerca sta andando nel tempo oppure si è fermata, se è una mia idea che quello dovrebbe essere un argomento interessante quando invece è un argomento piatto che non, nessuno più cerca. Okay. No, questo argomento, questo tema si lega molto bene anche al tema delle community, perché è chiaro che questi dati su quello che appunto sono le esigenze, i bisogni del pubblico, li troviamo tranquillamente nelle community, quindi magari un articolo si potrebbe anche scrivere in funzione dei commenti di quello che la gente chiede. Se ci sono delle domande cui comunque non viene data molta risposta, non c'è risposta, si possono intercettare questi bisogni e trasformarli in contenuti da offrire sia sulle SERP, ma anche sui social, no? Quindi... Ma assolutamente, questo è uno dei, diciamo, uno degli aspetti che poi, tra l'altro, in etnoblogging viene ripreso ampiamente, cioè il fatto che come dire, si può utilizzare quello che è la domanda non soddisfatta per emergere, nel senso che se io mi rendo conto che in una community, ma anche in diverse community, faccio un esempio così che mi è capitato, quello che può essere una community dedicata alla cucina, no? Ad esempio un forum dedicato alle ricette. Se io noto che, se io ho un blog di cucina e noto che per un determinato argomento non sanno rispondere, nessuno sa la risposta, oppure danno delle risposte, come dire, non è solo il concetto di manca la risposta,
come danno delle risposte vaghe oppure non complete oppure carenti, inesatte. Allora, per esempio, se tu vai su un blog e cerchi che tipo di mozzarella si mette sulla pizza, ciro di latte o la mozzarella di bufala, allora tu magari ti rendi conto che su 20 domande non ce n'è una che risponde bene, oppure dicono una risposta e Sì. chiaramente qual è la risposta? Cosa si mette su una pizza? L'ananas, l'ananas, mettono le ananas ormai sulla pizza. Ho fatto dell'ananas sulla pizza, se non è buona pure, però io non la chiamerei pizza, diciamo la chiamerei tipo focaccia, un'altra cosa. cosa che rotonda, però si mette il fior di latte di base, poi ci sarà anche la pizza con la bufala, però al di là dell'esempio. Quello che io posso fare è quando devo creare un contenuto di qualità, andare ad analizzare il contesto anche all'interno delle community. Se io scrivo un articolo dedicato a quella domanda che è stata affrontata male, che nessuno ha risposto, io inizio a guadagnarmi la fiducia di queste persone. Oltre ad avere dei buoni risultati in termini di visite, di posizionamento, di tutti aspetti molto interessanti. Però il mio brand, ok? E poi se parliamo anche proprio come imprenditore, no? Se io sono un imprenditore e faccio questo lavoro, cioè vado nelle community, nei forum e rispondo alle domande, io piano piano costruisco il mio brand. Tanto è che si parla di comment marketing, il marketing fatto attraverso Basato sui commenti. i commenti. Ne parli anche qua in questo libro, ho visto che c'è una sezione dedicata al comment marketing. Poi, diciamo, questo libro mi fa anche da spunto per farti proprio la domanda delle domande, no? Perché che poi è quella che sicuramente è più attuale oggi, cioè quella che tutti si fanno, la domanda che tutti si fanno, che è come riuscire, se c'è un modo il più possibile efficace e veloce, anche se la velocità si sa che non fa molto, non è Come si molto. dice a Napoli? Come scusa? Come Come si dice a Napoli? si dice a Napoli? Infatti, Aiat per fan bresse facet i figli cecate. bravo. Il fatto per andare di fretta fece i figli ciechi. Esatto, vabbè, cioè, diciamo che c'è questo proverbio, comunque anche mi pare, credo anche c'è la versione italiana, ecco, italianizzata, che rende molto l'idea, insomma, del fatto, come dicevi prima, che è un percorso. Quindi anche questo, cioè quello di poter trasformare un blog o comunque dei contenuti in community, quindi trasformare il brand in qualcosa che possa essere percepito come una community, è una sfida. Come ci si può riuscire, secondo te, con i contenuti? O comunque anche con, non necessariamente con i contenuti, anche con la condotta. Qual è la tua ricetta? Allora, scusate perché ho perso un attimino il filo della domanda. Me la puoi ripetere un attimo? Perché Sì, non ho. allora, la domanda è questa: qual è la tua ricetta, diciamo, il più possibile concreta, pratica, per trasformare un brand e comunque anche una serie di contenuti, quale può essere anche un blog, in un punto di aggregazione per una community, quindi una community a tutti gli effetti. Allora, la cosa più importante è. Vabbè, sono tanti ingredienti. Allora, la cosa più importante è scrivere per gli utenti. Ok? Scrivere per gli utenti che cosa significa? Significa, mi dispiace ripetere, il discorso della keyword research è sempre importante. Perché io dalla keyword research posso capire quali sono le domande, ok, che fanno le persone e quindi dare delle risposte. Detto questo. Il calendario editoriale dovrebbe essere comunque condito non solo da articoli tecnici, sai, how to, risorse che appunto rispondono in maniera fredda e utile comunque alle persone, però io Tutorial, per esempio. devo anche mettere il mio punto di vista, ad esempio creare degli articoli in cui praticamente parlo di quello che è la mia esperienza. Il mio vissuto, come ho trovato un cliente, come ho perso un cliente, quando ho fatto quella cosa, in che situazione mi sono trovato,
proprio mostrare il mio lato umano, ok? Più mostri il tuo lato umano e più la tua community cresce. Ci sono tanti, ti assicuro che ci sono tanti blog di persone che sono, non dico sconosciute, Bravissime. ma che non è che hanno un grande seguito al di fuori della propria community, ok? Ma all'interno della propria community ogni articolo tipo riceve 80, 100 commenti e loro non se ne fregano niente della SEO, dell'articolo, come si posiziona, come non si posiziona. Loro sanno che comunque hanno tantissime persone che seguono quello che loro fanno. Ma perché? Perché loro sono umani, sono onesti, ci mettono la faccia, raccontano quello che fanno. Quindi il buon connubio è quello che da un lato devi essere, come dire, legato anche a una utilità tecnica, ok? Nel senso, se vogliamo utilizzare il blog come strumento per guadagnare, per trovare nuovi clienti, noi li dobbiamo intercettare su Google e rispondere alle domande degli utenti è la cosa più importante. Detto ciò, il calendario editoriale viene arricchito anche da, come dire, contenuti che mostrano tu chi sei. Ok, che non ti nascondi dietro al blog con è anche il tone of voice che fa la differenza, capito? Cioè come scrivo, se sono amichevole, se sono disponibile, se rispondo sempre ai commenti. Quello che è importante soprattutto in una strategia alla fine di personal branding, cioè rivelare la propria autenticità, essere Sì, autentici. ci devi mettere la faccia, diciamo, anche se sei un'azienda. Gli articoli sempre firmati dalle persone, sempre con il volto, con la file, l'icona, diciamo, l'avatar, ecco, nome e cognome, bio, queste cose qua. Cioè, fa la differenza. Io non mi fido di un blog che pubblica contenuti non firmati. Assolutamente. Poi rifacendomi a quello che hai detto prima, ci sono anche tantissimi blog che magari sono pieni anche di contenuti interessanti, completi, eccetera, però appunto non essendo scritti con un tone of voice, con un'autenticità, sono scritti in legalese, se sono avvocati, o in aziendalese, se sono blog sul business, tendono a essere magari consultati, visti, però appunto stentano proprio in questo discorso di creare una community attorno al brand. E Sì, poi diciamo è la chiave di volta proprio del brand alla fine, riuscire a creare una community, no? sai che Poi comunque che è creato. io ho lavorato e lavoro con tante realtà, ecco, e a volte io tendo a rifiutare i lavori di avvocati, medici, pochi sono i medici che ho seguito e che seguo ancora, ecco. Per quale motivo? Perché in questi settori poi spesso si cade nel dover usare determinati linguaggi, determinati termini. Allora, o accetti il mio modo poi di scrivere, tu magari puoi correggere qualcosa che riguarda la forma, per cui se non usi quel termine specifico, allora stai dicendo un'altra cosa e allora io lo accetto. Però se io devo scrivere in aziendalese per soddisfare la tua voglia, la tua incapacità di uscire fuori da quella comfort zone che ti sei creato con quel linguaggio, perché poi alla fine questo linguaggio, il burocratese, no? È un metalinguaggio, cioè è un linguaggio che praticamente serve a definire quella che è la distanza tra chi può e chi non può. È un linguaggio in cui io. È un tipo di comunicazione classista, diciamo. Sì, nel senso che il burocratese dice: guarda, o mi capisci. O O peggio ammetti, per te. o peggio per te. E tutti questi queste questa fam queste famiglie di linguaggio, il legalese, il burocratese, l'aziendalese, no? L'aziendalese un po' di meno, perché l'aziendalese è un po' più cascamorto, nel senso che è più che altro l'aziendalese è più quello che cerca di far passare per buono e bello ciò che alla fine è senza contenuto, no? È famoso, lavoriamo a 360 gradi, siamo leader nel settore, queste cose qua, no? Ma diciamo che queste cose iniziano a vedersi sempre meno, per fortuna. E iniziano a vedersi sempre meno, però ci sta gente che proprio si rifugia in questi linguaggi perché si sentono al sicuro. Allora tu o sei disposto ad abbandonare questa cosa, oppure
oppure non lavoriamo insieme, perché io non posso. Sì, ma comunque di fondo c'è il problema di non riuscire a immedesimarsi nel pubblico. Empatia, empatia. Spesso e volentieri gli avvocati sono abituati a parlare di leggi tra avvocati, non con il cliente finale, perché tendono a dirgli: guarda, si fa così e basta. Invece dovrebbero imparare a spiegare come intendono risolvere i problemi, ma per farlo si devono abbassare al livello dell'interlocutore. E lì In realtà la cosa sarebbe molto semplice, perché tutto nasce dall'analisi di quello che è il mio obiettivo, no? Nel senso che spesso può capitare, capito? Sai che tu, che l'avvocato vuole creare il blog, no? Avvocato che cerca clienti online, ok? Quindi non avvocato che vuole entrare in un team aziendale di altri avvocati oppure farsi conoscere come il principe del foro, no? Allora poi dice, vabbè, però nel blog parliamo di questa notizia per cui gli avvocati devono fare il cavillo, boh, non mi ricordo cosa. E guarda, comunque ai tuoi utenti non gliene frega niente. Ma questa è una cosa molto importante per noi avvocati. Sì, ma a te, cioè al tuo utente, il tuo utente vuole sapere come posso non pagare questa multa. Ok, allora tu devi scrivere un articolo che spiega come non pagare la multa per divieto di sosta. Eh già, Ovviamente senza andare. più del mindset, che lì bisogna, magari Giuseppe potrebbe dire qualcosa, ma ci allungheremmo la salsa ancora di più. Invece concentriamoci, manteniamoci proprio nell'ambito del copywriting. Diciamo che io le domande che volevo farti più o meno te le ho fatte. Magari ne uscirà qualcun altro, visto che nel frattempo qualche domanda è uscita, vero Giuseppe? Sono un po' di E domande. poi ci sono le domande tue, perché Riccardo, tu non sai che Giuseppe lancerà, no? A lanciare un blog. A breve Stai stiamo lavorando, lavorando. quindi avrà qualche domandina pratica da farti Sì, su. ho qualche domanda da farti, ma tra l'altro sono le domande che penso molti degli utenti in questo momento cose stanno domandando, no? Perché tra l'altro mi riallaccio a quello che dicevi tu, chi va a leggere un blog di un certo professionista magari vuole sapere come faccio a. Allora io adesso ti faccio la domanda valida per tutti quelli che da domani li hai invogliati a scrivere il blog per la loro azienda. Io ti chiedo le tre cose da fare e le tre cose da non fare per chi inizia a scrivere un blog. Sarebbero 3.000, lo so, però 3 e 3. Allora, la prima cosa da fare, che poi si collega, la prima cosa da non fare è acquistare un dominio, un hosting e caricare sul server un CMS come WordPress, che si scarica da wordpress.com. Ciò significa che non bisogna pensare di poter iniziare un blog di qualità gratuito. Okay, non esistono blog di qualità. No, aspetta. Ci sarà da qualche parte un ottimo blog gratuito, cioè basato su Blogspot o Medium. Medium già è diverso, perché Medium, però sai, deve essere WordPress.com. Ok, chi vuole aprire un blog professionale deve iniziare da un dominio. Nome e cognome.it, nome dell'azienda.it, nome del brand.it, ok? Là ci sarebbe da aprire una parentesi anche, perché bisogna vedere anche qual è la scelta del nome, no? Perché tutta il naming viene spesso trascurato, ma è Allora, sai, fondamentale. questo ti posso Però dire un po'. chiudiamo la parentesi. No, molto semplicemente, se sei un professionista, il nome e cognome va benissimo. Se hai un'azienda, il nome dell'azienda va benissimo. Se hai un brand, il nome del brand va benissimo. Quello che bisogna evitare è fare liste di parole chiave pensando che poi alla fine, sai, tipo Riccardo Esposito, blogger, copywriter.it, per esempio, che già potrebbe essere quasi. Quello che dici tu è sacrosanto, però anche per esempio se uno si chiama Riccardo Esposito, magari Riccardo non tanto, ma se si chiama Pasquale Esposito, magari ce ne sono milioni in Italia, allora magari trovi uno pseudonimo, no? Per evitare di essere appunto, non per evitare, per cercare di comunque far risaltare la tua unicità, Sai, il minimo. sempre nella semplicità, tipo se sei un avvocato, avvocato Pasquale Esposito.it. Ok? Quello che per esempio a me mi chiedono è: ma tu cosa mi consigli? Se io trovo un dominio tipo scarpe da ginnastica economiche belle.com, che dice, lo compro?
io faccio sempre, guarda, ma posso dirti una cosa? Ma la gente si ricorda di scarpe da ginnastica belle ed economiche.com o Nike.com? Eh no, Nike è perfetto. Allora, l'idea, il punto, se guarda, che non è tanto il tipo di dominio che compri, è poi l'idea che ci sta dietro, nel senso che Contenuti. a volte questi domini un po', come dire, allungati con tutte queste keyword, poi nascondono idee poco, che non vanno a lungo termine, capito? Che non hanno un brand forte, che non sviluppano idee. Quindi, dicevo, la prima cosa da fare è blog a pagamento, che poi a pagamento sono 100 euro l'anno, proprio se vuoi esagerare. Seconda cosa importante da fare, creare un calendario editoriale di contenuti pensati in base a quella che è la keyword research, cioè anche fare un minimo di keyword research con programmi anche gratuiti tipo Answered Public, Apersuggest, queste cose qua per capire cosa vogliono le tue persone e poi mantenere un ritmo di pubblicazione costante per, come dire, invogliare sia lo spider di Google che gli utenti a tornare sul tuo blog per leggere i tuoi contenuti. Tre cose da non fare, quindi non creare un blog gratuito, e quindi speculare, non pensare alla quantità e mettere da parte la qualità, nel senso che è vero che dobbiamo avere un buon ritmo di pubblicazione. Un articolo a settimana, due articoli a settimana vanno benissimo. Un articolo al giorno, se ho la capacità di farlo bene, ma se io poi per pubblicare un articolo al giorno devo pubblicare delle sciocchezze, o dei contenuti poveri, brevi, 100 parole, così, cose del genere, no. Altro aspetto, da non fare è sottovalutare l'importanza del visual, nel senso che spesso può essere vincente l'idea di creare un'identità visuale in cui, per esempio, ogni articolo c'è un video che io creo personalmente, soprattutto in determinati settori, come può essere ad esempio la cucina, può essere la moda, può essere non so che cosa, però il contributo video fa molto per la qualità sia del progetto blogging che del brand in generale. Il contenuto video, ma anche visuale, tu intendi entrambe le cose. Che può essere capito, sai, per esempio, dipende poi ti ripeto, dipende dal tipo di progetto, però per esempio se tu vedi i blog di cucina Foto magari bellissime dei piatti, con il brand, con il logo magari. hanno sia le foto che il video e le foto sono tutto. Ok, cioè se tu pure per esempio un blog di moda, di fashion, di lifestyle, cioè tu non puoi prescindere dalle foto. Cioè tu puoi scrivere tutto quello che vuoi, ma se le foto sono brutte, hai perso tutto. Diciamo che si può anche iniziare da soli, nel senso che comunque se uno ha un minimo di manualità con WordPress e comunque per esempio si appoggia a tool come Canva, per esempio, canva.com, magari riesce sia a scrivere che a crearsi queste immagini, può essere un buon inizio. Io uso Anche se Canva. io, il mio consiglio sembra di parte, però il mio consiglio comunque sembra di rivolgersi comunque a un consulente. Qualcuno che possa seguire dal punto di vista soprattutto strategico, perché diciamo dal punto di vista strumentale più o meno sporcandosi le mani un po' tutti riusciamo alla fine, però se non c'è la teoria di base secondo me non si va molto. Ah, sai che comunque alla fine. Sì, questa è la condizione essenziale. Molte persone preferiscono prima fare un po' di pratica, di Ah, sporcarsi. ci Il sta. problema è che poi alla fine, spesso poi facendo pratica, poi combini dei pasticci che poi tutti i consulenti di questo mondo non è che poi ti possono. Ti do esempio la cosa più stupida che ti possa dire: iniziare un blog e non impostare nelle impostazioni tecniche la struttura del permalink. La struttura del permalink degli articoli dovrebbe essere semplice e essenziale, tipo per esempio nome dominio.it slash categoria slash titolo dell'articolo. Invece lo lasciano numerico e questo Vabbè, giustamente lasciamo sono dei folli, cioè tragedia. una tragedia che non Ma chi lo ti. fa? Chi magari questa cosa la trascura. Social web, vedi che comunque il permalink ha come struttura la data. Che è una cosa, come dire, non sbagliata in maniera drammatica, capito? Non è come il numero di identificativo.
però non è il massimo dell'ottimizzazione. Ma perché? Perché all'epoca, quando io ho creato il blog più di 10 anni fa, 11 anni fa, non avevo tutte queste competenze, non sapevo, non c'era questa conoscenza della SEO, delle cose, e quindi io ho creato una struttura permalink che mi sembrava accettabile, insomma. Perché una volta magari bisognava appunto editare manualmente l'htaccess o piuttosto che il web config, mentre adesso bastano due clic su WordPress e lo fai senza bisogno di metterci le mani. Praticamente tu, iniziando bene la struttura del permalink, poi ti scansi tutta una serie di, cioè tu puoi cambiare, io potrei cambiare struttura permalink adesso, però tutto un lavoro di redirect, di cose che poi alla fine non Lo puoi fare, dai, magari si potrebbe anche fare. Però è talmente tanti articoli di qualità che non ne senti l'esigenza d'altronde. Io guardo, ho iniziato a scrivere, diciamo, in maniera un po' più seria 3 anni fa, ho circa 250 articoli. Devo dire che ho ottenuto dei buoni risultati. Avrei potuto ottenerne magari anche migliori, perché comunque ho fatto tanti errori, come tutti. Però tu non so quanti ne hai, ma effettivamente la costa, come dicevi tu, la costanza soprattutto è importante. Cioè, magari io, secondo me, è meglio scrivere un articolo anche ogni 2 settimane, però non saltarlo, che farsi un mese a scrivere ogni 2 giorni e poi abbandonare il sito per mesi. No, è la continuità. Secondo Diciamo me è proprio. che tu all'inizio, quando apri il blog, puoi avere uno sprint, sai, per riempire, per fare un po' di massa di articoli. Poi, diciamo, dopo 6 mesi puoi iniziare a mollare un po' la presa, però mantenendo sempre l'attenzione su quei. Infatti, ho notato questo, che io il primo anno scrivo molto di più e pian piano, vedendo i miei analytics, saliva sempre di più sia il numero di utenti che comunque il bounce rate che andava calando, quindi comunque era un segnale positivo. Poi, per vari impegni, c'è stato un periodo in cui scrivevo un articolo ogni 2 settimane, Ma poi nonostante questo succede, perché tu continuava a salire la resa del sito. Questo è indicativo comunque poi il che. problema è questo, è che magari il sito inizia a dare, il blog inizia a dare i propri frutti, arrivano un sacco di clienti, arrivano un sacco di cose e non è più tempo per seguire il blog. È qui che bisogna mantenere la rotta, nel senso che anche quando le cose vanno bene, anzi io dico sempre questo, il blog si apre e si cura quando le cose vanno bene. Molta gente dice: ah, ho perso il lavoro, devo aprire un blog. Ma ci vuole un anno prima che il blog ti dia i risultati. È un po' come quando vai a zappare, no? Quando coltivi il terreno, cioè tu zappi adesso e pianti adesso, poi devono passare 6 mesi prima di raccogliere qualcosa, capito? È la stessa cosa il blog, cioè non è che il blog non è come l'advertising di Facebook che tu investi quello che vuoi e hai dei risultati. Riccardo, ma secondo te questo non è un ottimo, io penso di sì, ma penso che tu confermerai, non è un ottimo momento per avviare un blog, perché comunque siamo tutti dentro casa, abbiamo tanto tempo, no? Potremmo anche. Sì, ah no, tu dici per il fatto del coronavirus, sì, nel senso che quarantena, tempo a disposizione, tempo I miei clienti hanno sempre detto non ho tempo di scrivere, ma adesso ce l'hanno il tempo. libero. Non ce l'hai il tempo di scrivere. Riccardo, visto che adesso abbiamo il tempo per scrivere, adesso ti voglio fare un'altra domanda che voglio condividere un po' con tutti, poi ne ho una in chiusura che ti vorrò fare che è molto carina e poi lasciamo spazio alle domande che ci hanno fatto qui chi ci guarda. La domanda che ti voglio fare è questa, perché c'è un'altra parola che ultimamente viene continuamente fuori, qui magari non tutti sanno esattamente cos'è e se prestare particolare attenzione. Cioè, a fianco a blogging si è affiancato storytelling. Adesso, intanto, se poi ci spieghi rapido 90 caratteri tipo Twitter, cos'è lo storytelling, la differenza tra il blogging e lo storytelling, e secondo te oggi se conviene più uno piuttosto che un altro, cioè nel senso non in contrapposizione, ma tra i due quali secondo te rende di più oggi? Ma sai che lo storytelling in realtà noi prima Non sono in di. contrapposizione le No, cose. no, infatti, non le voglio mettere in contrapposizione. Vai, Sai Riccardo. cosa? Che lo storytelling, noi dobbiamo chiederci che cos'è. Che cos'è lo storytelling? È raccontare le storie. Boh, no, nel senso che alla fine storytelling da un punto di vista professionale, da un punto di vista proprio della, come dire, del marketing, no? È la capacità di trasmettere determinati valori profondi attraverso una combinazione di eventi che noi riconosciamo come narrazione. Okay?
Noi per natura siamo fatti in modo tale da saper raccontare storie, ovviamente non tutti le sanno raccontare allo stesso modo, ma anche saper ascoltare storie, nel senso che a noi piace raccontare e piace ascoltare, ovviamente con gusti e competenze diverse. Questo è cosa succede, che lo storytelling deve essere visto, almeno dal mio punto di vista, come uno degli strumenti a disposizione per fare determinate cose, cioè ad esempio per trasmettere ai potenziali clienti nel lungo termine, non nel breve termine, nel lungo termine l'identità di una determinata azienda, un po' come fare a Barilla. No, quando c'è Barilla c'è casa. Adesso c'è, ancora adesso noi ce la ricordiamo questa storia, no? Per cui alla fine è vero, è un tipo di storytelling. Ok, oggi noi siamo abituati allo storytelling tipo quello della General Electric che fanno questi video bellissimi in cui c'è il bambino che non so se l'avete visto, oppure ecco, un esempio più classico è quello della Apple, il famoso video Misunderstood. Se non mi sbaglio, in cui il bambino, il ragazzo, diciamo così, giocherà con il telefonino e alla fine tu ti fai un'idea per cui dici, guarda, tutta la famiglia sta lì a condividere momenti natalizi e lui invece sta con la testa nel telefono, questi ragazzi di oggi, così. Poi alla fine si scopre che il ragazzo aveva investito tutto quel tempo per creare un video con tutti i momenti belli passati insieme alla famiglia. Ora, la Apple che cosa fa? Non è che dice facciamo la pubblicità in cui dico che il mio telefonino è il più bello, il più buono, il migliore per fare i video, alta qualità, videocamera con 340.000 pixel, non me ne frega niente, sono nudi, è fumo che mi gira in testa. Ok? La Apple fa il video storytelling in cui ti dice guarda, le persone che comprano questo telefonino sono le persone che hanno questi valori. Sono le persone creative, sono le persone che in 2 minuti ti fanno un video mettendo insieme foto di altissima qualità e lo puoi collegare al televisore senza cavi, senza. Quello si alza dalla sedia, va vicino alla televisione e inizia. Ti dice tutta una serie di informazioni tecniche, alta qualità dell'immagine, compatibilità con gli altri dispositivi e tutte queste cose qui, senza andarti a parlare della scheda tecnica, raccontandoti una storia. Per cui tu alla fine rimani con la bocca aperta, così come un fesso, e dici, ah, quello non stava facendo lo scemo su WhatsApp con gli amici, quello stava facendo il video, allora tu ci ripensi. E alla fine quello che conta è che loro ti dicono, guarda, che le persone che comprano questo strumento qua sono le persone che hanno questi valori. Ok? Questo è lo storytelling. Quindi gioca sulla parte emozionale delle persone. Ok. Esattamente. Tutto questo portato sul blogging si può fare, funziona un po' diversamente rispetto al video, perché video funziona benissimo, perché sai, è più emotivo, stimola di più l'emozione, però sul blog è semplicemente il diario dell'azienda, capito? Cioè è l'azienda che parla delle sue origini, delle sue radici, che mette da parte, come dicevo prima, nel calendario editoriale, mette da parte la. Per riuscire a creare un'empatia, quindi un'immedesimazione con il lettore, tutto Capito, per sommato. esempio, una cosa Racconti la mia storia, come sono cresciuto, come sono diventato bravo in qualcosa, per dire, chi mi legge può immedesimarsi e dice, guarda, anch'io ho vissuto quell'esperienza, anche se negativa, per dire. Comunque, senza nulla togliere a Riccardo, che è bravissimo anche per quanto riguarda storytelling. Io un po' a Giuseppe lo sto svezzando, forse un po' si è capito su questi temi. Comunque, Andrea Fontana è il massimo in Italia per quanto riguarda storytelling. Quindi, magari fatti qualche ricerchina di qualche libro, lo seguiamo. sei puoi imparare a Fontana. Fatto bene, no, Riccardo, a nominarlo, insomma, Andrea. Cristiano Cavallero, Andrea Fontana, Come altro, esatto. queste persone hanno molto da dire, cioè in che senso? Storytelling conosco perché comunque fa parte anche dell'attività di blog, però fare storytelling è un'altra cosa, ok? Assolutamente. Certo. Allora, diamo spazio un po' alle domande che ci hanno fatto Vai, vai. quando studenti. Vediamo un po' chi abbiamo qua, ve lo dico subito. Allora, che c'ho qua l'altra finestrella. Allora, allora, le attivo io sulla. Eccolo qua, Marziale Giovanni. Marziale Giovanni, ed è come faccio a Allora, capire
qual è il professionista di copywriting, visto che se ne vedono tanti in giro? Cioè, come faccio a scegliere il professionista a cui dare in Bella mano domanda questa. Non la mia azienda? lo so, perché sono persone, sai, che ci giocano. Allora, guarda, la prima cosa che puoi fare è fare delle ricerche online per vedere se ci sono, sai, testimonianze, recensioni, opinioni di altri clienti che hanno avuto, come dire, Per riscontri positivi. risponde, capito? Se c'è un blog, un sito di questa persona, se è curato, se non è curato, soprattutto se ti fa vedere dei lavori già fatti, ok? Se tu lo contatti, dici: guarda, mi fai vedere qualcosa che hai fatto, tu ti rendi conto di com'è. Diciamo che valutare i lavori già effettuati, il portfolio, è la cosa ideale. C'è da dire che comunque io, per esempio, curo pochissimo il mio portfolio online, quindi se dovessimo basarci solo sul portfolio sarei fregato, perché praticamente una delle sezioni, però ci penso sempre, cioè, ma poi faccio proprio il ciabattino con le scarpe No, bucate. per esempio, però già per esempio il fatto che comunque tu sia uno scrittore comunque del settore, dare una guardatina già ci si rende conto, insomma, anche Aiuta delle tanto, non c'è. competenze. Ci sono tante cose comunque, bisogna tenere tutto insieme. Io vorrei aggiungere un'ultima cosa. In Italia purtroppo abbiamo l'abitudine di andare dall'amico, dal cugino, che va bene perché il rapporto umano fa, però questo ci porta anche a sbagliare, perché più delle volte perché conosciamo il figlio dell'amico, cioè abbiamo l'amico in comune che ci presenta il figlio per dire o il cugino, eccetera. Poi finisce che magari non ci porta, ci danneggia, ecco. Quindi Io cerchiamo faccio sempre un esempio molto di dare un certo semplice. distacco, ecco, nella Io faccio ricerca. sempre un esempio stupidissimo per quanto riguarda la scelta professionista del cugino. Dico, se hai mal di denti, vai dal cugino o cerchi il miglior dentista che ci sia che ti sistema il problema e stai bene? E la stessa cosa è se tu, oppure se c'è una roba tra i denti perché ho mangiato l'agnello, chiedo a mia moglie che c'ho, cioè è una cosa, un'immagine un po' bruttina, però posso chiedere a chi mi pare. Ok, quindi se devo fare il blog per me o il sito per me, che me lo vedo io solo, ma fallo tu e fine la storia. Se devi mettere in mano la tua azienda, metteresti in mano la tua azienda a chi capita prima? Io Già. non lo farei, cioè io non lo farei, ecco. Non andrei a farmi curare i denti da uno che non è un dentista. Già, Giuseppe, quindi Allora, c'è una domanda che molto tecnica che ha bella fatto. lunga. Tra l'altro, tu hai parlato di avvocati e noi ne abbiamo uno. Allora, Sì, infatti. dice: utilizzo WordPress. Qui è un po' tecnica, quindi magari chi ci ascolta, se ha qualche domanda da fare, la faccia a volo. Utilizzo WordPress per la realizzazione e pubblicazione degli articoli del mio blog. E prima di caricare gli articoli, cerco di ottimizzarli in ottica SEO, seguendo i suggerimenti indicati da WordPress, fin quando di fianco all'articolo non compare la lucina verde. Ciò è sufficiente in ottica SEO per scalare le posizioni nella SERP? Si riferisce al plugin di Yoast, sicuramente. Sì, penso di sì, No, perché quello con la lucina verde è quello. non è sufficiente, spesso è anche controproducente, cioè, nel senso che io sono un grande utilizzatore di Yoast, perché Yoast, se lo sai usare, se lo, come dire, lo scavi in fondo, ti fa fare un sacco di cose in tempi minimi, anche come ottimizzazione di categorie, tag, indicizza, mettendo index, insomma, fa un sacco di cose interessanti. Ti crea la sitemap, ecco. Però c'è da dire che questo discorso del semaforo ti lascia un po', come dire, il contentino, no? Come per dire: ah, c'è il semaforo verde, vai. In realtà deve essere vista come un qualcosa, sai. Allora, il discorso è questo: se tu metti nella main keyword di Yoast la parola Facebook, ok? E tu ottimizzi il tuo articolo per la keyword Facebook, che cosa significa? Che tu sarai primo per la parola di Facebook? No, significa, cioè, è impossibile che ciò avvenga. Il concetto base, sai qual è? È che Yoast deve servire per rispettare alcuni punti, tipo per esempio la keyword nel tag title, che è ancora importante e No, è funziona. indicativo di un metodo più che altro, non dimenticare dei punti essenziali, ma.
Anche se io poi ti posso dire una cosa, che i migliori articoli che si posizionano meglio sono quelli che non rispettano le regole di host. Cioè, che cosa ti posso dire? Che ti faccio un esempio molto importante. Yoast ti suggerisce di mettere dei link in uscita. Okay? Uno dei punti è, ok, metti un link in uscita di qualità. Se non metti questo link in uscita, lui ti dà il semaforo rosso, no? Ti dice, no, qua stai sbagliando questa cosa. Dove sta scritto che io devo mettere per forza un link in uscita? Cioè, qual è il principio per cui se io non metto, cioè, se io non devo linkare nessuno? Beh, anche perché comunque questo algoritmo è molto semplificato, lavora sulla singola articolo, quando in realtà l'articolo è qualcosa che fa parte di qualcosa di molto più grande, no? Allora, Quindi io io quello che penso suggerisco è. per esempio il discorso della gestione dei cornerstone, no? Di Yoast, però anche lì Un'altra cosa che dipende. cioè, capito? Cioè, metti in mano un concetto a tutti, a un pubblico di persone che comunque, cioè, capire che cos'è questo cornerstone content, tu devi fare una gestione, una gestione del calendario editoriale avanzata. Allora, secondo me, Yoast va benissimo, però quello che bisogna capire è che Yoast non è come dire, La panacea, ecco, la non è panacea di ultima, giusto. nel senso che tu per ottimizzare un articolo, sì, devi mettere la keyword nel tag title, sì, devi mettere la keyword nel permalink, cose varie, ma questo non è sufficiente per lui. La sufficienza te la dà la capacità di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze degli utenti. Sono assolutamente d'accordo. E a quanto pare ce ne hanno anche data ragione, avete proprio ragione. Quindi mi sa che con questo messaggio la chiudiamo. Io volevo Anzi, fargli un'ultimissima domanda, la mia domanda marzulliana, così lo chiudiamo. Riccardo, anche Emilio che aveva detto una cosa. Non so, conosce Emilio Bonura? Credo di sì, no? di vista su Riccardo, Facebook, credo di sì. bastasse investire su Facebook per avere il ritorno. Eh Magari. Vai, beh. Giuseppe. Allora, tu hai detto che fai questo lavoro da quanti anni? 2009, Dal 2009. quindi sono 11 anni circa. Ok. Questa è un po' marzulliana, è carina, la facevo ai miei ospiti quando lavoravo in radio. Se tu dovessi oggi poter incontrare Riccardo Esposito di 11 anni fa che inizi a fare questo lavoro, qual è il più grande consiglio che daresti? L'ho ucciso, l'ho ucciso. Possiamo anche chiudere. Semplicemente continua a seguire il tuo istinto, perché fino ad oggi, allora è chiaro che io non mi posso definire una persona, sai, che ha, come dire, una persona che ha sfondato, una persona che ha fatto capolavori, non so, a volte vedo. Io sono molto appassionato del classico, di tutto ciò che ha a che fare con, non dico l'arte, ma anche la cultura classica. No, allora Michelangelo a 22 anni, 23 anni, non so, non un'età del genere, ha scolpito la Pietà. Allora quando penso a questa cosa, no, dico, bah, 22 anni, tu fai la Pietà, fai una cosa, un capolavoro del genere, a 22 anni. A 39 anni, ma che hai fatto? Allora, sai, a volte ci pento, no? Diciamo, non ho fatto niente, però io penso che in fin dei conti sono una persona che comunque vive con la propria passione, che condivide la propria passione con un sacco di gente, che è sposato, vive in maniera indipendente, non deve dar conto a nessuno. E penso che già questo sia una cosa buona da valutare, no? Che alla fine sei una persona di successo per questo, Ma soprattutto, dai, io più che una persona delle onorevicenze, dei titoli, no? no, sai, una persona che ha semplicemente la fortuna di fare ciò che gli piace, e questo è già tanto, ecco, io direi. Quindi tutte le scelte che ho fatto negli ultimi 11 anni mi hanno portato verso questa condizione.
quando lasciare un determinato lavoro, quando seguire un determinato lavoro, quando accettare la proposta di scrivere un libro, ok? Quindi tutta una questione di istinto a volte. E penso che gli direi proprio questo: continua a seguire il tuo istinto e ti troverai bene. Grande, ma d'altronde Emilio sottolinea giustamente: grande Riccardo, sei un ottimo punto di riferimento nel tuo settore. Io penso che alla fine il successo sia questo, cioè essere un riferimento per qualcuno, ecco. Sì. Alla fine siamo animali sociali, e se abbiamo la nostra piccola community, ma anche di poche persone, per carità, non è che dobbiamo essere grandi influencer. Comunque, se noi aiutiamo, siamo dei riferimenti dal punto di vista pratico, concreto, per gli altri, questa cosa ci viene riconosciuta e probabilmente alla fine il segreto del il cosiddetto segreto del successo alla fine è quello. Comunque, bisogna anche dire che la società forse in fondo si divide tra chi ha fatto la pietà e chi fa pietà, c'è anche da dire questo. Però per fortuna ci sono anche miliardi di vie di mezzo. In realtà, Leo, Riccardo, questa è una cosa che non compete me. Posso dire, la visione del successo che abbiamo in tanti può essere aver compiuto qualcosa di grande piuttosto che l'incapacità di aver compiuto qualcosa di grande. Quando tuttavia, se andiamo a guardare anche Leonardo, poi non si fermò alla pietà, cioè lui continuò a fare cose grandi, perché comunque Michelangelo continuò a fare cose grandi, volevo dire appunto come anche Leonardo e come tanti altri continuavano a fare cose grandi, cioè non è che hanno raggiunto il successo. E quindi molti di noi si perdono nel dire non ho successo, oppure gli altri hanno successo, io non ci arriverò mai, pensando quasi come se il successo fosse una grande torta, ok? Dove se uno che ha tanto successo, secondo la mia visione, ha preso le fette più grandi, a me resta la più piccolina, questa piccolina me la devo dividere con gli altri. In realtà no, ognuno ha la sua torta del successo, dove per Riccardo magari è raggiungere l'apice della notorietà nel suo campo, ad esempio, e per me può essere vivere una vita serena con mia moglie e i miei figli. Ho successo, ho il mio lavoro, la mia tranquillità. Il successo è un po' come l'amore, no? Più lo dividi e più alla fine si moltiplica. No, quindi semplicemente basta capire che non è che se gli altri hanno avuto più successo anche nel mio campo, io non posso averne ancora. Stiamo andando un po' off topic però, eh? Rispondevo di questi bellissimi, magari poi faremo anche una live dedicata a questa, al tema del successo. Va bene Giuseppe, soprattutto va bene Riccardo, grazie mille per averci fatto compagnia. Abbiamo superato l'ora, ma ne valsa veramente la pena, devo dire. A voglia, contenuti eccezionali. Poi faremo qualche piccolo taglio, lo metteremo su YouTube, magari ci farai anche il tuo articolo. Come un sacco di appunti ho preso. Va bene. Allora, ragazzi, vi ringrazio, è stato un piacere. No, piacere è assolutamente nostro. Ciao, ciao a tutti. Grazie mille Riccardo, ciao Leo e ciao a chi ci ha visto e chi ci ascolta. Ciao, ciao, ciao.